Forse, dietro ogni anima, ogni corpo che si interroga e si emoziona, c'è un progetto, un disegno preparatorio proprio come quello che un artista costruisce a base dell'opera da sviluppare. Forse è il sentimento stesso ad essere disegno del creatore, il disegno dei connotati intimi di una personalità che sarà chiamata a vivere una vita, a darle un senso, a dotarla di posture e gesti che ne faranno un unicum assoluto, uguale a nessun altro. Forse il mistero vero della vita si trova tutto in quella griglia preparatoria che è progetto e realizzazione insieme, che contiene l'essenza stilizzata dell'armonica complessità che, via via, assumerà la forma finale di materiali educati e condotti, uniti e legati, accaldati di colori e vuoti, necessari all'espressione dell'infinito, che si riflette nella finitura del pezzo d'arte. Prima di giungere al titolo di un'opera d'arte, l'artista ne accarezza l'anima, coccolandone la delicata fragilità dell'abbozzo, già pregna di tutta la forza espressiva che si compirà. Dunque, come per ogni creatura, scivolare nell'intimo spirito della sua origine può condurre a scoprirne l'antica magia della realizzazione in potenza, quando l'io profondo dell'artista è ancora materia unica con il suo progetto, energia in divenire, che si appresta a farsi espressione d'arte autonoma, messaggio compiuto, bellezza da fruire. Nella dolcezza delle linee si ferma il primo sguardo e l'archetipo femminile, l'origine, la madre, svela il suo richiamo. Poche linee, nessun dubbio. È donna, creatrice, curatrice, protettrice e colei che genere dalla vita tiene uniti i suoi figli. Dai suoi seni traggono alimento e sostegno per divenire completi, adulti, indipendenti. È lei, radice di bene, che partorisce cuori nuovi e ne sostiene il cammino e tutela la fatica di farsi uomini. Allo stesso tempo legame e fuga, vicinanza e allontanamento, in lei la pace, da lei la vita.